Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sul secondo episodio della Bubble Sky. Allora, farò vedere adesso dei piccoli aggiornamenti. Allora, ho il set completo di pietra, compresa anche la zappa, il piccone di ferro, vabbè. Mi sono fatto qualche stack di cobblestone. E questa ve la dovete vedere. Stavo scavando qui in basso quando ho trovato questo. Guardate, questo. Un lago di lava. E fosse solo questo il bello, brutto. Ho trovato anche un diamante. Guardatelo bene. Adesso il nostro obiettivo sarà andare velocemente di sopra, farci un secchio, visto che ho quattro pezzi di ferro che avevo messo a cuocere prima, e fare un secchiello da riempire l'acqua e prendere altro, perché così almeno riusciamo a evitare di ammazzare gli animali, visto che l'ultima cosa che vorrei è il mondo. Quindi allora riempiamo il secchio d'acqua, buttiamoci. No, non ci buttiamo perché ho poca vita. Andiamo qui e mettiamo l'acqua, così almeno. Ok, il problema è che non ho le torce, cavolo. Vabbè, le posso fare al volo. Facciamone un paio. Diamo via la pala. Torcia. Ok, vediamo un po' che altro c'è qui, perché lo stavo scavando proprio 3 secondi fa, l'ho visto qui ora. Quindi allora vediamo un po'. Se ce n'è più di uno siamo a posto, così facciamo anche la spada e siamo overpowered. Perfetto ragazzi, sono 4 diamanti. Allora mettiamo l'acqua, così almeno si possono prendere in santa pace. E no, sì, col piccone di pietra, certo, così li rompo. Andiamo col piccone di ferro. Bam, 1 2. Urca! Oh, che sei impazzito. Andiamo qui la torcia. Dobbiamo prenderlo subito. Ok, secchio d'acqua. Ok, prendiamo anche l'altro diamante. Quindi quanto siamo? 5 diamanti, perfetto ragazzi. Sapete cosa vi dico? Lo state pensando anche voi? Ovvio che lo state pensando anche voi. Piccone e spada di diamante. Già così al secondo episodio, io non ci posso credere. Allora andiamo velocemente a farci questi utensili che sono bellissimi, cavolo. Voilà. Incredibile, già al secondo episodio già siamo in armi di diamante. Incredibile. Anche se però il diamante lo terrei qui, perché per adesso non mi serve. E sapete che vi dico, metto anche la spada qui, perché tanto adesso non voglio andare qui a così, perché vorrei andare così. Wow. Comunque stavo dicendo, mi devo prendere un paio di pezzi di legno e farmi un cancelletto, perché adesso sto per uscire dal cubo. Quindi allora, come si facevano i cancelletti? Posso fare... Ah ok, capito ragazzi. Ho capito. Ma me li fa usare solo di birce? Quanto pare sì, vabbè. Tanto non è che stiamo qui a fare i taccagni, visto che... Dov'è che dovevamo andare? Dov'è che era il posto? Ragazzi, ah, eccolo lì, il cubetto qui. Quello lì con la sabbia, perché mi ispira. Ecco, ho anche rotto il pezzo, perfetto. E poi, dato che ci sono, vorrei anche passare da lì, visto che non si sa mai. Quindi allora, com'è che possiamo fare? Direi, prendiamo un po' di terra, rompiamo qui, mettiamo la terra, mettiamo anche un pezzo di terra qui, così almeno riusciamo a metterci il cancelletto bene. Però vorrei anche mettere un po' di terra qui, così siamo anche sicuri di non cadere. Perfetto. Cancelletto, così nessuno ci passa a parte noi. Ora, cos'è che volevo fare? Ah sì, volevo renderli slab i pezzi di cobblestone, così almeno abbiamo di sicuro più blocchi. E poi noi abbiamo anche la sicurezza che non spawneranno i mob. Ok, vedo che ne abbiamo fatti uno stacchino e direi che va anche più che bene. Mettiamo così e, evitando di cadere, andiamo qua. Ecco, stavo già per cadere. I miei complimenti, eh. Intanto illuminiamo quella zona qui. Ok, molto meglio, si vede di più. Che poi anche YouTube che scurisce. Quindi pian piano, senza morire, direi di andare così, pian piano, fino a quello spawner. Spawner. Ci sarà uno spawner, ragazzi. Boh. Porca di una miseria. Io lo sapevo che già sarei caduto, Allora, se adesso riusciamo a evitare di cadere, visto che ho già perso una buona parte della mia roba, anche il carbone, le torce, il secchio, ecco, anche rotto. Adesso sono solo con questi blocchi, perché ho paura di perdere tutto quello che ho.
visto che ho già perso il piccone di ferro, ma per fortuna c'ho quello di diamanti che ho posato. Oh cacchio, c'è uno spawner di scheletri. Quello che più odio, come cacchio facciamo, ragazzi? C'ho seriamente paura di cadere un'altra volta. Ah, se vi state chiedendo come ho preso questi slab, beh, ci credo, il piccone di diamante. Perché uno scheletro è caduto? Boh. Adesso io mi andrò a prendere anche... Devo smetterla di rischiare così tanto. Ci sono già gli scheletri che mi bersagliano. A posto? Allora, pian piano mettiamo i blocchi. Rompiamo questo coso. E allarghiamo. Ho visto anche un diamante, buono. Qui direi di allargare la zona perché ho seriamente paura di cadere, ragazzi. Ho seriamente paura. E ripeto anche le cose. E non so parlare. Wow. Quindi allora io, ragazzi, faccio così: allargo tutta questa zona, cioè mi prendo altra cobblestone, allargo tutta questa zona e ci rivediamo tra poco per distruggere quello spawner e affrontare gli scheletri. Bella. Ok ragazzi, allora ecco che cos'è andata. Mi sono fatto un muretto di pietra anche perché ho paura di cadere, e ci ho messo anche una buona mezz'oretta a prendere tutta questa cobblestone, però sapete com'è, la sicurezza non è mai troppa. Poi ho anche allargato qui questo pezzo che avevo fatto prima, l'ho anche lasciato lì perché sinceramente per adesso non lo usiamo, quindi non volevo sprecare altro cobblestone. E sono arrivato a questo pezzo. Intanto vediamo degli scheletri che si ammazzano. Noi adesso tranquillamente rompiamo. Aspettiamo che si uccidano prima. Anzi, già che ci sono, rompiamo lo spawner. Ok, va già meglio. Rompiamo. Crepate. Ok ragazzi, perfetto. Quindi allora prendiamoci il nostro blocco di diamante. Blocco, sì, magari, il nostro, come si chiama? Pezzo, ah ecco, pezzo di diamante. Perché non so parlare? Perché non so parlare, ragazzi, Me lo dite voi? Vabbè, comunque, scherzi a parte, adesso che abbiamo anche conquistato quella zona, lo useremo un po' come checkpoint, visto che ne abbiamo la possibilità, visto che adesso la nostra, quella zona lì è conquistata, per così dire. Qui intanto rompo un pezzo così a caso. Così mi dà il pezzo di terra, grazie. Quindi allora andiamo a mettere il nostro diamante al sicuro in questa cesta. Veniamo qua e ci facciamo... abbiamo le ossa, ce le teniamo così addomestichiamo magari qualche lupo. Abbiamo le frecce ma non abbiamo l'arco. Quindi allora sapete cosa vi dico. Vado a raccogliere altra cobblestone e andiamo in quel buco, non so come chiamarlo. Quella bolla lì. Intanto mangio anche qualcosa, che sennò va a finire che qui non ci sopravvivo tanto, Mucca, mi fai passare? Mucca, mi fai passare? Grazie mille. Ci vediamo tra poco. Ok, allora ragazzi, ecco cosa è successo. E devo smettere di iniziare l'intro con cosa è successo. Allora, mi sono fatto un'altra zappa perché così posso già cominciare a piantare vicino all'acqua questi semi. Così almeno cresceranno e faranno un po' di pane. Poi la carne non l'ho messa a cuocere perché tanto adesso è solo, dobbiamo andare solo lì all'esplorazione. Quindi noi ci facciamo degli slab. Non è tutto, gli ingredienti fa niente. Allora mettiamo via questo pezzo e con quasi due stack, sperando di non perderli visto che il piccone di diamante non è infinito, cerchiamo di andare qui. Oh cavolo, devo prendere il piccone per scavare visto che ora quello di pietra non ce l'ho nemmeno. Beh, me lo faccio, cioè non è che ci vuole tanto. Prendi questo e non ho la pietra. Pazienza, usiamo quello di diamante per temporaneamente, va. Allora, dov'è che rompiamo qui. Perché ci mette così tanto poi con il diamante, boh. Adesso lo vado immediatamente a mettere nella cesta perché se lo perdo, porca miseria. Dicevo, se lo perdo, qua partono veramente le urla. Manco mi stessero strozzando, ragazzi, io ve lo dico. Allora, il muretto di pietra no, lo metto qui perché ci mette veramente tanto. Ah, poi mi ero dimenticato di dire che un alberetto mi aveva droppato il sapling, quindi l'ho messo lì. E quindi noi, attentamente, senza cercare di cadere nel vuoto, direi che possiamo cominciare. Penso di velocizzarvi questa parte, sennò è veramente pallosa. Quindi diamo inizio alla costruzione del ponte. We'll be right back.
Ok ragazzi, allora ho fatto questo ponte da tre blocchi in mezzi blocchi, non so, non mi ricordo più come si chiama, Eco Slab. E guardate cosa ho visto. Ci sono tre creeper, qualche scheletro. Adesso io ho paura di andare qui perché con il piccone di pietra c'ho paura. Cioè con il piccone di diamante, quindi farò così. Vado a casa e deposito tutto, tanto sto per morire, mi faccio un piccone di pietra proprio velocemente. E ci rivediamo tra poco perché. Perché no, non ci vediamo tra poco, cioè prendo due blocchi, faccio così e devo farmi il piccone di legno. Cioè mi mancano davvero quelli incredibili. Vabbè, faccio così, faccio più quello di prima. E mi sono preso anche un pezzo di carbone perché non volevo. Ecco, io sto per morire sempre qui da danno da caduta che dovrò risolvere, no? Ecco, ho sbagliato. Come serve per salire. Vabbè, comunque tanto i tre blocchi ce li abbiamo, quindi non ci serve altro. Andiamo a depositare via tutto questo. I miei utensili, facciamo gli stecchetti, ci facciamo un piccone di pietra veloce. Ovviamente questi li deposito. Tanto se sentite dei rumori che vengono da fuori sono i miei vicini, quindi perdonatemi per questa intrusione. Prendiamo il piccone e oltre a rompere questo blocco, ok, direi che possiamo entrare, ma mi sa che morirò per danno da caduta, eh. Mi sa di sì. Oppure posso entrare semplicemente così, pian piano. Tanto vedo già degli scheletri. Di spawner però non ne vedo, ragazzi, eh. Mi sa che sarà una missione un po' suicida. Allora, vediamo un po' dove possiamo entrare velocemente. Tirando qui. Ci buttiamo, ragazzi. Poi non vedo nemmeno. Ah, forse sono sotto l'isola. Presto, 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 presto. Eccoli. Vabbè, almeno il creeper ci ha distrutto tutto. Ora noi come possiamo fare per entrare lì senza morire? Visto che non abbiamo nemmeno uno straccio d'armatura, visto che è andata persa, è un po' un problema. Intanto passano le moto. Allora, sapete cosa vi dico? Prendo questo qua. Intanto clicco per sbaglio. Prendo un pezzo di carbone, anche se lo dovrò sprecare. Ci mettiamo a cuocere queste bistecche qui. Quindi aspetto che cuociano e ci rivediamo tra poco. Che poi, ragazzi, adesso che ci penso, bastava aspettare il giorno perché gli spawner di mostri smettessero di funzionare. Funziona così, spero. Comunque, allora mi sono fatto un altro piccone di pietra e mi sono fatto anche tre, cioè mi sono cucinato le bistecche che ci hanno dato all'inizio della serie. Quindi, allora, direi di buttarmi qui, tanto ci abbiamo tutto. Tanto lì, cos'è che ci sono? Drop? No, stammi lontano che io devo rompere solo gli spawner. Intanto ho visto anche il vecchio piccone. Qua ci sono spawner. No, però lì ce n'è uno. Stammi lontano. Aiaiaia, quanto fa male. Vai via. Qua ci so che ci moriamo da creeper. Aiaiaia, mangia, mangia. Porca di una. Porca miseria. Allora, vi dico questo, scusatemi se partiranno delle parolacce, ma qui mi sa che ci partiranno delle parolacce. Perché quei dannatissimi spawner non hanno funzionato? E perché io non sono così totalmente deficiente da non mangiare? Ah, allora qui. E che cavolo, c'è già un creeper ad aspettarmi. Qui c'era il mio vecchio piccone, lo sapevo, eccolo qui. Allora, facciamo così. E che cavolo, già pure. Aia. Questo fa male. Rompiamo i cactus così almeno evitiamo di morire, evitiamo di perdere il nostro drop. Cosa ne dite? Cioè qua ci sono troppi spawner, ragazzi. Allora qui c'è uno spawner di scheletri che vado a distruggere. Oh cacchio. No, 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 vai via. Porca di una miseria, no. E che cappira. E porco. Come caspita faccio, ragazzi? Qua ci sono troppi spawn. Troppi spawner. Io non so i problemi mentali di chi aveva fatto sta mappa, eh. Io proprio non li so. Comunque, vediamo un po' se riusciamo a fare qualsiasi cosa, visto che ho perso anche il cibo. Ho perso tutto quello che ci hanno dato all'inizio della serie, in pratica. Creeper, stammi lontano. Perché mi viene già ad aspettare sto qua? Scappa. Sì, anche se non capisco come farò a rompere tutto, visto che
piccone non ce l'ho nemmeno. Sperando che il drop sia rimasto, no? Ce l'abbiamo un drop, vero? Oh oh. È un problema, eh? Le bistecche però ci sono. Lì vedo già uno spawner di creeper. Mangia la bistecca e scappa. Anche se l'avrò sprecato, secondo me. Uè, tu vai via. Creeper lì è morto. Eccolo lì, un piccone, perfetto. Allora, facciamo così, prendiamo il piccone. Andiamo a rompere gli spawner, va. Guarda quanta gente spawna. Incredibile. Presto, mangia. Porca bestia. E che cavolo, no, il cactus. Il cactus no, eh. Mangia l'ultima bistecca che abbiamo. Presto, rompi lo spawner, rompi lo spawner. Rompilo, rompilo. Ok, ragazzi, abbiamo rotto uno spawner di creeper, eh. Qui c'è qualcosa. Vediamo un po'. Sì, una cesta. Cos'è che c'è? Un letto buono, la TNT. Lava e acqua. No, è meglio lasciarli qui dentro, eh. Perché qua non so se ci sopravviviamo, infatti. Il letto l'ho messo. Mettiamo dentro tutto quello che abbiamo preso. E te mi fai il favore di morire, per favore, scheletro. Ok. Perché poi stavo volando... Oh, cavolo, si è buggata la... Quanti diamine siete voi, oh... Vabbè, qui ci moriamo, ragazzi, vabbè. Vediamo un po'. Ci vogliamo degli altri spawner? Boh, aspettate che faccio un taglio, che il video sta venendo troppo lungo qui, eh. Ok, ragazzi, stavolta sono armato più che mai. Ho preso un po' di... Ho fatto una spada stavolta. Chiudi qua, perché ho paura. Ho fatto una spada e un piccone. Così almeno possiamo anche attaccare creeper. Dobbiamo distruggere tutti gli spawner e poi ammazzare tutti i mob. Questa isola dovrà essere nostra. Mi sembra una frase tipo di un eroe. No, mini zombie no, il 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 mini zombie no! Il mini zombie no! Cos'è che ci fa di uno zombie? Ma si può sapere che cacchio di mappa del cavolo è? Non c'era mica solo ragni e scheletri, che cacchio ci fa di un mini zombie? Ah, da rabbia. E tu, zombie del cactus? Ci potresti morire cortesemente, per favore? Muori! Muori! Zombie di merda! Allora. Io non so. Sono tentato di mettermi la creativa, eh. Sono molto tentato. Però devo ammazzare quel cazzutissimo zombie. Lo devo ammazzare, perché sennò io qui, ve lo giuro, insulto tutti, insulto. Intanto c'è un creeper che mi aspetta. No, prendi la spada e scappa. Allora, ammazza tutti, ammazza tutti, ammazza tutti. Il piccone, manca il piccone, manca il piccone, manca il piccone, manca il piccone. Rompi, 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 prendi il piccone prima che vada addosso il cactus. No, c'è uno scheletro, c'è uno scheletro, c'è uno scheletro, c'è uno scheletro, un brutto strunz. Te ci fai anche la cortesia di morire, per favore, grazie. C'è qualcos'altro? Devo prendere delle torce. Sembrerebbero finiti però tutti gli spawner almeno, eh. Perché spawnano solo mini zombie? Te che cacchio vuoi, me lo spieghi? Abbiamo distrutto tutti gli spawner. Allora, te scheletro ci crepi, eh. E te mini zombie pure, mini zombie! Allora ragazzi, ci avrò messo una buona mezz'ora, anche forse di più. Però alla fine ce l'ho fatta, ho dovuto usare un fottio di materiali, voi non avete idea. Poi praticamente, allora, ho dovuto usare l'unico poco legno che mi rimaneva per farmi un po' di torce con la carbonella e farmi anche, com'è che si chiama lì, le torce, perché sennò non funzionava. Ho capito che gli zombie spawnavano per il buio, anche vabbè, sarà ovvio. E poi che altro? Alla fine ce l'ho fatta, cioè ho conquistato quest'isola, ho distrutto tutto, sperando sia tutto. E boh, basta, adesso possiamo anche prendere il materiale che c'era nel... Qui, a parte il ferro, vabbè. Però dico, possiamo prendere anche il materiale che c'era nella cesta. Intanto sto cactus mi ha rotto, cioè... Non ho pieno le palle io di sto cacchio di cactus qui. Quindi vado a distruggerli tutti. Poi non so cosa c'è qui dentro, boh. Non so, saranno per bellezza. Possiamo andare a prendere finalmente questa cesta, che contiene...
appunto, vabbè, lo sapevamo. Sta roba. Poi la cesta me la prenderei anche perché non farebbe male avere una doppia cesta a casa. Quindi allora, grazie per la cesta. E ce ne può dire che possiamo anche ritornare a casa. Raccolgo ovviamente tutto il ferro prima perché il ferro serve sempre, così possiamo farci magari anche un'armatura degna di questo nome. Anche se non so veramente come cuocerla, visto che mi serve il legno. E visto che io praticamente ne ho pochissimo di legno, visto che il carbone non ce l'ho. È un problema. Potrei usare la lava magari, anche perché non penso che serva. Quindi allora, il ferro qui non ne vedo altro. Direi di raccogliere i drop dei mob che ci sono rimasti. C'era anche un'altra spada qui. Ferro, va bene. Direi che possiamo tornarci a casa, Poi minimo. Credo qua c'è molto cactus. Direi che minimo se ci dimentichiamo qualcosa torniamo. Eccolo qui. Mi stavo dimenticando già di questo ferro. Ok, quindi saliamo qui. E mi mancano i blocchi, direi, Quindi noi come cacchio saliamo. Usiamo, vabbè, usiamo la sabbia, cioè. E poi non so neanche perché salgo, visto che la pala l'ho lasciata a casa. A parte che non ce l'ho nemmeno più una pala, quindi non so nemmeno cosa sto dicendo. Perché sto impazzendo, ragazzi? Beh, forse tutti sti mob che c'erano, un po' da impazzire c'era, Direi che forse dovremmo... Che cavolo, mi fai rompere questo blocco? Grazie. Direi che possiamo tornarci su quest'isola tra un bel po'. E allora noi ci facciamo una scaletta. Ok. Dove siamo? Ah, siamo qui sotto. E speriamo che qui non spawnino nessuno. Cioè, non spawnino nessuno. Vabbè. Direi che ora ce ne possiamo tornare al nostro carissimo blocco. Possiamo mettere a cuocere questo ferro. Sperando che la lava funzioni, Perché sennò siamo fregati. Allora, andiamo un po', mettiamo... Prima di tutto mettiamo il letto, così possiamo metterci qui a dormire. Quando... dove lo mettiamo? Lo mettiamo qui. Ok. Poi prendiamo un'altra cesta e mettiamo qui. Poi mettiamo qui la fornace, non so... Ecco, infatti non si può mettere a cuocere. Cactus. Mi è avanzato del legno, dimmi che mi è avanzato. Sì, mi sono avanzati 3 pezzi. Giusto per farmi un... No, c'ho anche un lingotto di ferro, quindi... Usiamo i 2 pezzi, gli ultimi pezzi rimasti. Andiamo a cuocere questi 2 pezzi di ferro e mentre aspettiamo... Direi che possiamo vedere un po' come sta andando. Già è veloce anche questo di cesta. Quindi raccogliamolo subito al volo. Grazie mille. Dammi la cesta, per favore. Ok. E molto facilmente la mettiamo qui, da quest'altra parte. Voilà. Allora, qui ha finito. Sì, ha finito. Ok, ci facciamo un secchiello e prendiamo la lava. Molto velocemente. Quindi facciamo un'operazione molto veloce perché non ci voglio andare giù nei piani bassi. Anche se può suonare un po' male così. Prendi la lava, mettila qui e prendi il secchio. Perfetto. Oh, finalmente così adesso abbiamo anche un secchiello con cui rifornirci. Prendiamo la terra così. Mi dà il secchio molto cortesemente, grazie. Quindi allora, da questa esperienza abbiamo capito che se non si è un'armatura si è fottuti in questa mappa. Quindi direi che per questo episodio può essere tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio e ci rivediamo al prossimo video. Bella!